riguarda l'impegno giovanile sulle contraddizioni della società italiana di oggi e sul fatto che oggi i giovani, per far capire le loro esigenze e i loro contrasti e far capire le loro contraddizioni, non passano più attraverso i partiti tradizionali, ma bensì attraverso i movimenti. Vedi i movimenti dei grillini, il movimento dei viola, gli arancioni e tutto il resto, è perché oggi i partiti non sono più veramente le strutture che riescono appieno a capire quali sono le esigenze dei giovani. E quindi il partito, per poter oggi avere una sua funzione, deve avere una funzione inversa e diversa da quella che ha avuto nei decenni precedenti. Cioè, è una funzione in cui il partito dovrebbe inserirsi in questa grande tematica giovanile e da esse prendere nuovi spunti per rimodernarsi e per trovare nuovi elementi nuove tematiche che propongono in maniera concreta e in maniera forte i giovani autonomamente. Io, come piccolo operatore commerciale in questo paese, la vedo veramente nera, nel senso che per anni si è dato modo a, diciamo così, di svuotare il paese di certe piccole o medie strutture produttive che esistevano. E questo ha portato inevitabilmente ad un impoverimento della nostra realtà. Se a tutto questo assommi che c'è stato un grosso sviluppo, a volte anche disordinato, della grande distribuzione nel nostro piccolo territorio, questo dimostra la grande sofferenza che il piccolo commercio ha in questo paese. Questo poi che cosa comporta? Comporta che questo impoverimento di tipo economico, parallelamente e contemporaneamente c'è stato e continua ad esserci un impoverimento di tipo sociale e culturale. Infatti, per esempio, le politiche culturali fatte nelle ultime amministrazioni, non parlo soltanto delle amministrazioni di centrodestra, ma parlo degli ultimi 10 anni di amministrazione, vabbè, anche non si è tenuto conto di certe realtà importanti e qualitative che esistevano sul territorio e quindi farle emergere, ma si è voluto continuare e si continua ancora ad favorire una politica culturale, tra virgolette, di tipo o clientelare, oppure interventi economici a certi fatti a macchia di leopardo che non portano a nessun risultato. Io, sotto questo aspetto, a dir la verità, ho cercato di dare un contributo diverso, però questo contributo diverso che ho dato alla fine è rimasto inascoltato da tutte le amministrazioni che si sono seguite sino ad oggi. Infatti io 8-9 anni fa cominciai con un'esperienza culturale chiamata Tamurrianti, in cui si andavano a riscoprire quali erano le radici storiche, sociali e culturali della nostra realtà. Tutto questo poi tradotto in un'esperienza di una serata musicale. Bene, io ho fatto 5 edizioni di questa manifestazione, che dal punto di vista, diciamo così, culturale, ha avuto un risalto nazionale con articoli sui maggiori quotidiani italiani, senza avere diciamo così l'attenzione giusta delle istituzioni.
all'ultima edizione, cioè quella di la quinta, proprio per dimostrare che questo lavoro non è stato un lavoro che non ha prodotto niente, alla quinta edizione siamo riusciti con un grande sacrificio a produrre un CD in cui molti artisti italiani hanno collaborato e hanno messo in musica vicende che sono accadute nel nostro territorio. Piglia per esempio la vicenda del brigantaggio, quando nel 1859-60, quando c'è stata l'Unità d'Italia, una vicenda che noi pensavamo che fosse lontana dal nostro territorio, ma che invece ha toccato anche il nostro territorio, con la vicenda del brigante Barone. Abbiamo messo in versi e musica la vicenda degli 8 morti sul sagrato della Chiesa Madre San Francesco. Abbiamo messo in musica la vicenda della Flaubert e tante altre. Questo per dimostrare che il nostro territorio è ricco di storia completamente dimenticata. Ebbene, questa operazione che ha avuto un successo e che ha avuto un risalto nazionale, nel nostro paese invece è stata completamente ignorata e dimenticata.